Continuiamo a parlare del campo elettrostatico nel vuoto. La proprietà fondamentale del campo elettrostatico è quella di essere un campo vettoriale di tipo conservativo. Quindi scriviamo che il campo elettrostatico è un campo di tipo conservativo. Cosa significa esattamente essere un campo conservativo? Un campo conservativo è un campo intanto di tipo, viene chiamato anche irrotazionale, perché le linee di flusso del campo hanno origine sempre dalle cariche positive e terminano sempre verso le cariche negative oppure all'infinito. E sono sempre assenti i vortici, quindi ricordando alcune forme di campo già viste, consideriamo il caso ad esempio di due cariche, una positiva e una negativa, le linee del campo hanno un andamento di questo tipo, dalla carica positiva verso la carica negativa mentre invece sono assenti andamenti delle linee del campo di tipo a vortice che si presentano quando nei campi per i quali l'elemento che determina il campo presenta delle linee di flusso che, se si tratta di un elemento di tipo puntiforme, come una particella, un andamento a vortice sarebbe di questo tipo, questo è un vortice di un campo, ma questo non è il caso di un campo conservativo e non è il caso del campo elettrostatico. Altre conseguenze del fatto di essere un campo di tipo conservativo riguardano il lavoro compiuto dalle forze del campo sulle cariche elettriche. Consideriamo un esempio di distribuzione di cariche di questo tipo. Supponiamo di considerare due superfici cariche, con una carica positiva più Q, l'altra con una carica negativa meno Q, uguali. In questo caso le linee del campo sappiamo essere uniformi, perché il campo è costante all'interno dello spazio fra queste due lastre cariche, perpendicolari alle lastre. Consideriamo adesso come esempio di prendere una carica. Consideriamo una carica positiva che noi indichiamo come la carica esploratrice del campo. Cos'è una carica esploratrice? È una carica che ha valore unitario positivo. E supponiamo che questa carica esploratrice
sia tale da non alterare il campo che stiamo studiando, cioè che il campo elettrico che lei stesso genera, che lei stessa genera, non alteri in modo significativo il campo E con zero che stiamo studiando, ad esempio, in questo esempio. Se questa ipotesi la possiamo considerare verificata, andiamo avanti nel nostro studio. Vediamo che lavoro compie il campo, le forze del campo per l'esattezza, quando spostano o determinano lo spostamento della carica esploratrice. Supponiamo che la carica esploratrice si sposti dalla posizione in cui si trova in un'altra posizione e che lo spostamento sia pari a dl. Quindi dl è lo spostamento subito dalla carica esploratrice all'interno del campo. Che lavoro compiono le forze del campo quando la carica esploratrice subisce quello spostamento? Allora, sappiamo che sulla carica esploratrice agisce una forza elettrostatica che per definizione è proprio pari all'intensità del campo elettrostatico. Sappiamo che la forza, l'intensità del campo elettrostatico è uguale alla forza elettrostatica che agisce sull'unità di carica. Questo per definizione di campo elettrostatico. E quindi la E con zero è esattamente la forza che agisce sulla particella unitaria, quindi sulla carica esploratrice. Pertanto il lavoro che compiono le forze del campo durante lo spostamento della carica esploratrice sono pari e pari a, sarà anch'esso per uno spostamento infinitesimo di L, otterremo un lavoro elementare infinitesimo che per definizione è dato dal prodotto scalare di E con zero per il vettore spostamento dl, che non è altro che quel vettore di lunghezza pari allo spostamento dl e direzione e verso uguale alla direzione al verso in cui avviene lo spostamento, e questo è il lavoro elementare. Che compie il campo sulla carica esploratrice in movimento. Una delle proprietà fondamentali dei campi conservativi è che se calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza del campo durante uno spostamento lungo una linea chiusa qualunque all'interno del campo, immaginiamo che sia questo, quindi disegniamo una linea chiusa che chiamiamo L, allora il
il lavoro complessivo compiuto dalla forza del campo sulla particella elementare quando percorre la linea chiusa L, dato dall'integrale lungo appunto la linea chiusa L del prodotto scalare scritto prima, quindi l'integrale rappresenta la somma di tutti i contributi elementari che si hanno nel percorrere la linea chiusa, questa è uguale a zero. Questa prende il nome di circuitazione Questa integrale prende il nome di circuitazione del campo elettrostatico e questa circuitazione è sempre uguale a zero. Un'altra proprietà fondamentale dei campi conservativi e quindi del campo elettrostatico è quella che ci consente di definire un potenziale scalare. Vediamo che cosa significa. Liberiamoci dei precedenti esempi. Allora, la proprietà è questa. In un campo conservativo, noi possiamo definire un campo scalare, quindi un campo conservativo. Noi dal campo conservativo possiamo sempre definire un campo scalare. Diamogli il nome V maiuscolo. Il campo scalare V associato al campo elettrostatico è tale che la differenza di due suoi valori in due punti distinti risulta essere pari al lavoro fatto sulla carica unitaria, quindi sulla carica esploratrice, per spostarla tra quei due punti nel campo. E questo lavoro risulta essere indipendente dal percorso seguito per effettuare questo spostamento. Vediamo meglio con un esempio quello che vado dicendo. Consideriamo due punti. Speriamo che questo sia il punto P. E questo sia il secondo punto, chiamiamo Q, di nostro interesse. Consideriamo anche un terzo punto, il cui significato sarà più chiaro dopo. Diamo la lettera A. Il punto A sia un punto di riferimento, cioè viene scelto come riferimento nel nostro campo scalare. A, quindi è il punto di riferimento. Supponiamo adesso di far compiere alla carica esploratrice degli spostamenti tra questi tre punti. Consideriamo uno spostamento da A verso P, per il quale sappiamo, per come abbiamo detto prima, che il lavoro che compie la forza del campo per andare dal punto A al punto P sarà uguale all'integrale tra A e P, seguendo la linea scelta, con zero scalare
dove L sappiamo essere al solito lo spostamento elementare orientato. E questo, abbiamo detto, sarà pari alla differenza del potenziale scalare della grandezza V che stiamo definendo fra il punto A e il punto P, quindi sarà uguale a VA meno VP. Consideriamo adesso un altro spostamento da A a Q, sempre della particella esploratrice, questo sia L in un punto, questo era il caso precedente. Anche in questo caso possiamo scrivere che il lavoro compiuto dalla forza del campo per andare da A a Q è uguale all'integrale tra A e Q del prodotto scalare e con zero scalare di L, e sarà pari alla differenza dei valori assunti dal campo scalare V dal punto A e nel punto Consideriamo adesso l'ultimo spostamento, quello che ci fa andare, che fa andare per meglio dire, la particella esploratrice dal punto P al punto Q, sia questo lo spostamento elementare, sempre per la definizione che stiamo dando, abbiamo che il lavoro per andare da P a Q sarà uguale di nuovo all'integrale da P a Q di E con 0 scalare di L, e questo sarà uguale a VP meno VQ. Andiamo a dimostrare quello che abbiamo scritto in queste tre espressioni. Intanto scriviamo la conseguenza: dalla prima ricaviamo la cosa uguale VP, o VP isolandolo al primo membro risulta essere uguale a VA meno LAP, quindi al valore del campo scalare assegnato al punto di riferimento A meno il lavoro compiuto dalle forze del campo per andare da A a P. Allo stesso modo, il valore di V nel punto Q sarà dato sempre dal valore di V nel punto A meno il lavoro compiuto dalle forze del campo nello spostamento della carica esploratrice fra A e Q. Dimostriamo adesso che l'ultima è corretta. Per fare questo possiamo utilizzare ciò che abbiamo detto prima sulla circuitazione del campo elettrostatico. Abbiamo detto prima che la circuitazione del campo elettrostatico, cioè il lavoro compiuto dalle forze del campo nello spostarsi lungo una linea chiusa della particella esploratrice, è uguale a zero. Adesso, se guardate il disegno, questi tre spostamenti da A a P, da A a Q e da P a Q definiscono un percorso chiuso. Quindi vorrà dire che la circuitazione del campo è zero in questo percorso chiuso deve essere uguale a zero. Quindi andiamo a scrivere quello che ho appena detto. Quindi abbiamo che la circuitazione lungo la linea chiusa APQA, cioè il percorso chiuso che partendo da A passa per P, per Q e ritorna ad A del
il campo è con 0 scalare di L, questo sarà dato dalla somma dei contributi dei tre tratti che lo compongono, quindi sarà uguale alla somma dell'integrale da A a P di E con 0 scalare di L più l'integrale da P a Q di E con 0 scalare di L più l'integrale da Q ad A, e ritorniamo al punto di partenza, sempre di E con 0 scalare di L. Se guardiamo le precedenti, questi tre termini coincidono quasi perfettamente con questi. Il quasi perfettamente è dovuto soltanto a un segno che vedremo subito. Allora, il primo integrale da AP corrisponde al lavoro per andare appunto da A a P, e quindi questo è uguale a L a P. Poi abbiamo più l'integrale da P a Q, che è l'ultimo elemento ed è appunto il lavoro per andare da P a Q, più questo sarebbe il lavoro per andare da Q ad A. Noi nelle precedenti abbiamo trovato il lavoro per andare da A a Q, che sarà uguale a quello per andare da Q ad A, soltanto cambiato di segno. Quindi questo sarà meno L a Q. Sostituiamo a questi le differenze dello scalare V indicate. Quindi continuiamo qua nella sostituzione. Avremo che al posto di L a P sarà VA meno VP abbiamo più LPQ che vogliamo ricavare e verificare che sia uguale alla differenza di potenziale che abbiamo scritto prima, più, anzi meno, LAQ, meno VA, no, meno, sì, meno VA, meno VQ, quindi ricaviamo LPQ. Isoliamolo al primo membro, portiamo al secondo membro gli altri, quindi verrà meno VA meno VP più, perché questo portato dall'altra parte cambia di segno, più VA meno VQ uguale, qua se cambio di segno ottengo meno VA che sia e lide con questo più VA, quindi rimane meno meno VP e quindi VP meno VQ. Quindi vedete che abbiamo dimostrato questa scritta in precedenza utilizzando la circuitazione che sappiamo essere uguale a zero nel caso dei campi conservativi. Ovviamente qua corto adesso dicendolo che non ho scritto che questo termine era uguale a zero. Il campo scalare V, così definito, prende il nome di potenziale elettrostatico.
potenziale elettrostatico ha quindi la caratteristica di assumere valori diversi in generale in ogni punto del campo vettoriale nel quale lui insiste, e assume valori tali che la differenza di due valori del potenziale elettrostatico rappresenta il lavoro che compie la forza del campo per spostare la carica unitaria esploratrice fra i due punti che stiamo considerando. Nel percorso che abbiamo seguito per definire il potenziale elettrostatico, abbiamo introdotto il punto di riferimento A e il potenziale elettrostatico VA assegnato a quel punto. In generale, il punto di riferimento viene scelto, cioè il valore del potenziale elettrostatico nel punto di riferimento molto spesso viene considerato uguale a zero, perché è la situazione più comoda dal punto di vista dei calcoli e dei risultati che si vanno ad ottenere. Quindi nel punto di riferimento molto spesso il potenziale viene scelto uguale a zero. Se questo viene fatto, vediamone subito le conseguenze. Prendiamo ad esempio la VP, e vedete che la VP l'abbiamo definita come VA meno LAP. Se VA è uguale a zero, allora cosa succede? Che VP è uguale a meno LAP. Questa ci fa subito interpretare il potenziale elettrostatico in un punto come essere pari al lavoro compiuto dalle forze del campo, cambiato di segno, per andare dal punto di riferimento al punto P. E questa è una caratteristica ulteriore del potenziale elettrostatico. Da notare che comunque nella valutazione della differenza di potenziale elettrostatico fra due punti qualunque all'interno del campo, quali P e quali Q, vedete che in ogni caso non compare nell'espressione il valore del potenziale elettrostatico del punto di riferimento. Quindi, nella valutazione della differenza di potenziale, risulta essere indipendente dal valore assegnato a VA. Quindi, VP meno VQ è indipendente da VA. Ultime cose per definire il campo, scalare V e parlare dell'unità di misura. Allora, per fare questo, teniamo conto che V risulta essere, abbiamo detto, pari al lavoro compiuto sulla carica unitaria. Quindi V è il lavoro compiuto sulla carica unitaria. Quindi l'unità di misura di V deve essere l'unità di misura del lavoro, quindi joule, energia o lavoro, diviso la carica, perché è il lavoro compiuto sulla carica unitaria, quindi è joule su coulomb. A questa unità di misura, per la sua importanza, viene dato il nome volt, che usa come simbolo la lettera V maiuscola. Vediamo le conseguenze
dell'introduzione di questa unità di misura sull'unità di misura del campo elettrostatico, cosa che in realtà abbiamo già visto all'inizio. Comunque, rivediamola adesso. Risulta che l'unità di misura del campo è con zero nel caso del vuoto che stiamo considerando, ma questo vedremo vale anche non nel vuoto. Sappiamo che per definizione l'è con zero è la forza esercitata dal campo elettrostatico sulla carica unitaria. Quindi anche in questo caso sarà newton diviso carica, quindi newton su coulomb. Ma newton è joule diviso metro e moltiplicato ancora coulomb, quindi il newton è joule diviso metro, ma vedete che joule diviso coulomb compare anche qui e abbiamo detto essere volt, quindi è volt su metro. Quindi l'unità di misura del campo elettrostatico, oltre che newton su coulomb, corrisponde a volt su metro, che è quella solitamente più utilizzata. Quindi, ricapitolando, abbiamo che il potenziale elettrostatico equivale all'energia potenziale posseduta da una carica unitaria positiva, cioè la carica esploratrice, pensata è la carica esploratrice essere sufficientemente piccola da non alterare il campo elettrico per il quale viene utilizzata, per lo studio del quale la carica esploratrice viene utilizzata.